Raccontaci di te, della tua vita com'è, lontano dai riflettori, vicino ad occhi migliori. Raccontaci di te, di cosa ti piace e perché, di quello che vorresti ancora fare. Vienilo a raccontare. Raccontaci di te, dei tuoi vizi e delle tue virtù. Non avere paura perché le racconti ad Antonio e Bella TV. Bentornati a Raccontaci di te, questo nuovo format in onda su Bella TV. L'ospite di oggi qui alla mia sinistra è l'amico Luca Madonia. Buonasera Luca. Buonasera, ciao. Allora Luca, iniziamo. Questo è un programma, intanto ti anticipo, un po' atipico, nel senso sì, racconteremo quella che è la tua carriera, ma soprattutto andremo a conoscere Luca Madonia come persona, quindi quello che magari non traspare e che la gente non sa. Ma appunto iniziamo dalla tua carriera, che inizia alla fine degli anni 70, dove insieme a tuo fratello appunto Gabriele, insieme a Tony Carbone e Mario Venuti, fondate il De Novo nell'82. Siamo. 82, iniziato nell'82, ecco qua, vedi come eravamo bimbi, ventenni. Esatto, poi durati... Truccatissimi fra l'altro, hai visto? Mario Venuti andava con i capelli, c'era... durate appunto una decina d'anni, poi tu scegli di intraprendere la carriera da solista. Che ricordo hai di Ma è un ricordo bellissimo, perché grazie a De Novo siamo entrati tutti a far parte del mondo della musica, e non l'avremmo mai detto, era un sogno difficile da raggiungere, però devo dire che esplosa questa cosa, abbiamo iniziato ad avere un grande seguito ed è stata una bellissima storia, devo dire. Siamo tutti in ottimi rapporti, tutti amici, però da una bella storia ne sono nate tante belle, dai, per cui va bene così. Io mi sono appunto ho cercato un po' in internet, perché ancora non ero nato all'epoca, e ho visto che voi avete partecipato a Bologna al Festival del Rock, secondo Festival Rock italiano. Siamo arrivati secondi dopo l'ITFIBA, ma abbiamo vinto una chitarra come premio tipo di consolazione, per cui eravamo contentissimi e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Al palazzetto di Bologna a giugno, 50 gradi, un caldo mortale, mi ricordo, e avevamo questo timore di incontrare appunto tutti questi altri gruppi, che tutti sconosciuti, però sai che i siciliani si portano dietro quasi questo senso di inferiorità, ma gli altri, quelli del nord, saranno più bravi. Poi invece ci siamo accorti che avevamo anche noi qualcosa da dire, e da lì è partita la nostra avventura. La vostra avventura. Nel 96 è un anno importante, no? Perché allora Francesco Villinzi ha quest'idea di unire te insieme ad altri catanesi, Camme Consoli, Brando, Caballà, e iniziate appunto questo nuovo percorso che è Battiato, non Battiato. Abbiamo noi sì eseguito dei pezzi di Franco Battiato, ognuno a modo suo, con artisti di tutta Italia, diciamo le novità di quel momento, e devo dire che è un disco storico, adesso credo che sia diventato proprio un oggetto di culto, perché c'eravamo, cioè io giovanissimo, Carmen, Ila Cruz, credo gli After Hours di Agnelli, insomma tanti artisti che provavano a cantare le canzoni di Battiato, che è difficile perché Battiato è unico nel suo genere, e riuscire a dare la propria personalità in un brano di Battiato non è stato semplice, però bello, affascinante. Un'altra tappa importante è sicuramente il 2011. Come no? 2011 arriva per te, penso, il sogno di qualsiasi altro cantante, che è quello di esibirsi all'Ariston di Sanremo con il brano L'Alieno, dove appunto vi siete... C'ero già stato due volte, cioè con i De Novo abbiamo fatto nell'87 e nell'88 Sanremo, però con la band, da solista è stata la prima volta. Nel 2011 Morandi mi invita, aveva sentito il pezzo e io mi sono lanciato con Battiato, dico, mi piacerebbe da morire andare a Sanremo con Franco Battiato, e siamo molto amici con lui, ci vado e glielo dico ora m'ammazza, mi lancia con... Invece lui, devo dire, è un personaggio talmente grande e trasversale, capito, imprevedibile, che mi ha detto, sai, la canzone mi piace, vengo, però dato che il festival è tuo, la canzone è tua, io non voglio rubarti la scena, esatto, io vengo a farti da corista, tu devi dire alla stampa che io, ma come Franco da corista? Sì, vengo a farti da corista, tu di così, vabbè. È stata una settimana troppo divertente, Franco è una garanzia, chiaramente arrivava a due minuti del brano,
Io non lo vedevo tutto il giorno, fra l'altro, perché lui voleva stare per i fatti suoi, stava a Bordighera, non stava a Sanremo in albergo. E arrivava all'ultimo minuto, saliva con le sue cuffie. Forse era lui l'alieno vero. Esatto. Invece andiamo ad oggi, nel senso che tra due giorni usciva il tuo nuovo album, appunto La Piramide. Vediamo qua la copertina, cosa ci puoi anticipare? So che sono tanti bei duetti. Guarda, è un disco di duetti, sono 10 duetti, per cui è stato un lavoro bello lungo per mettere insieme tutte queste voci, ma gratificante ricevere il sì da parte di tutti questi amici. C'è Ruggeri, c'è Morgan, c'è Battiato, Carmen Consoli, Mario Venuti, mio figlio Brando, Patrizia Laquidara, Mauro Ermanno Giovanardi e Giada Colagrande. Quindi mica bau bau micio micio, come dicono. Per cui per me è stata veramente una cosa bella avere il sì di tutti questi amici, sentire le proprie canzoni cantate da altre voci. Mi ha stimolato anche come arrangiamenti quando ho costruito il disco e sono ovviamente felicissimo che fra due giorni finalmente venga fuori, prima online e poi il supporto fisico. Ho letto su Panorama, sì, su un articolo di Panorama che già è stato, cioè ancora deve uscire, è già stato inserito tra i migliori 15 album dell'anno. Hai visto nella vita che succede? Sono già felicissimo, me l'hanno detto che fra i dischi più belli dell'anno. Perché hanno sentito alcuni giornalisti in anteprima cosa dire, sono ovviamente contentissimo, perché sai, tu lavori tanto su un progetto, sei proprio preso, fagocitato dalle tue cose, ma quando questa hai la verifica che qualcuno dice cavolo che bel disco, esatto, gioia. A questo punto abbiamo parlato di passato, abbiamo parlato di presente. Il futuro, Benzina a Sanremo? La palla, no, Sanremo basta, Sanremo è divertente, farle un grande circo, però col disco che esce adesso voglio dedicarmi a questa creatura nuova, fare la giusta promozione, ma poi andare in giro a suonare, fare i concerti. Sanremo è così, un carnevale, esatto. Ne basta uno. Diciamo, poi appunto i cantanti vivono di questo, vivono del pubblico, dell'affetto che è dalla gente, dei concerti, dei live. Invece appunto adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione, quindi conosciamo meglio Luca Madonia. Chi è Luca quando non è in sala registrazione o in un palco, quando è lontano dai riflettori? Guarda, io ho sempre cercato di staccarmi dal ruolo di cantante. Primo perché mi fanno ridere i cantanti che si sentono cantanti fra virgolette, per cui capito, hanno un disco che gira in radio e si credono, esatto, i padri eterni. Detesto questo mondo. E per fortuna ho una mia vita, ho una moglie, ho due figli che fanno bene o male lavori artistici, mio figlio Brando suona, e mio figlio Mattia fa lo scrittore e fa i testi per l'altro, insomma, per cui siamo tutti nell'arte in un certo senso. E questo è molto bello, capito? Io cerco di vivere poi il quotidiano in modo normalissimo, anche per riuscire ad analizzare la mia musica. Se tu sei troppo preso da personaggio, non riesci a capire se fai delle cose belle, delle cose brutte, non riesci ad analizzarlo veramente. Per cui sono una persona normalissima che per scelta è rimasta a vivere a Catania, come ha fatto Mario Venuti, come ha fatto Carmen, come Battiato è tornato, esatto, in Sicilia anni fa. Credo che questa terra sia meravigliosa, sono contento di creare a Catania, comporre le mie cose e ogni due anni noi cantanti abbiamo il vizio di tirare fuori un disco. Mi hai dato l'assist per due domande, parto con la prima. Quando appunto è capitato, no, capita di andare a suonare fuori dalla Sicilia, sì, cos'è che ti manca di più, che ti dice devo tornare il prima possibile? No, devo dire che quando vado in giro a suonare mi piace talmente che sto bene anche fuori, perché incontri il tuo pubblico, molti mi seguono ovviamente dai miei 20 anni, dai De Novo, è tutta una generazione che è cresciuta con me, poi vedo anche molti giovanissimi, questo mi fa piacere, per cui gente attenta che segue, che vuole analizzare le cose nuove. Però non ti nascondo, sì, che quando c'è il ritorno, tu puoi stare via una settimana, un mese, 20 giorni, quando c'è il ritorno tu fai, sono a casa, che bello. Invece, da cosa prendi ispirazione? Perché tu anche hai scritto numerosi testi per Gianni Morandi, per i più grandi. Da cosa prendi ispirazione? Guarda, è un lavoro. Io non credo molto ai cantanti che si ispirano guardando un tramonto, facendo un viaggio, sì, può capitare, però mi sembra anche un po' luogo comune, è un mestiere, io mi auguro di aver imparato con gli anni a farlo sempre meglio, tu devi decidere di comporre, ti metti lì col tuo strumento
inizi a suonare, capisci subito se c'è qualcosa che sta venendo fuori di interessante. A volte invece suoni mesi e mesi, dici no, non è il momento giusto. Allora lei prende la chitarra, la mette là, ci riproverò. È così. Invece appunto da buon catanese siciliano anche, sei più una buona forchetta o sei più bravo magari in cucina nei fornelli? Allora, io amo mangiare, mi piace, potrei sopravvivere, cioè io la pasta con la salsa, l'uovo sodo, una bistecca, me la so fare, mi fermo lì, non sono un grande cuoco, però mi dispiace, però c'ho in casa chi cucina molto molto bene, c'ho amici che cucinano molto molto bene, quindi, per cui ci facciamo a giro le nostre cenette così fra amici intimi, ci raccontiamo le storie, spesso anche da amici musicisti, e non disdegno, mangiare mi piace. Hai qualche oggetto, diciamo, scaramantico, no? Che porti sempre con te durante i concerti, anche nella vita normale? No, devo dire no. Non credo a queste cose molto. E invece, tra le cose che mi sono appunto segnato e che avevo curiosità di chiederti, tu hai altre passioni oltre la musica? Nel senso, se oggi Luca Madonia non fosse un musicista, no? Cosa sarebbe diventato? Guarda, io ho studiato medicina e sarei stato forse un pessimo medico. Ho fatto appunto l'università e tutto, solo che covava dentro questa passione. Poi con i De Novo è capitato l'opportunità, queste cose non le puoi mai programmare, capito? Nascono così dal nulla. Che la cosa è cresciuta, esplosa, è successo quello che è successo in quegli anni. Ed è stato meglio così, sicuramente. Sarei stato forse un pessimo medico, ora forse sarò un mediocre cantante, non lo so, però insomma, no. Meglio così. 37 anni di carriera non si inventa. Infatti, guarda, ho rivisto Mario non molto tempo fa, quando gli ho fatto sentire il nuovo disco in anteprima, perché c'è sempre questa sorta di rispetto, di amicizia. E lui mi ha fatto i complimenti, mi ha detto un bellissimo disco. D'altronde siamo nati insieme, abbiamo diviso 10 anni, ma veramente 24 ore su 24. E ci siamo detti, Mario, ma è bello che noi dopo tanti anni siamo ancora qui a fare musica, a parlare di musica, abbiamo ancora chi ci segue. Pensa quanta gente è scomparsa, ed è vero. Esatto. Adesso non ti faccio nomi, noi ce li siamo detti, siamo divertiti. Dico, ma è vero, che fine ha fatto? Ma guarda quello, che fine ha fatto? Perché succedono anche queste cose, per cui già siamo gratificati. Tante stagioni musicali vissute bene. Ora, diciamo, a maggior ragione succede, perché magari capita con questi talent, X Factor, piuttosto che amici, qualcuno che lo vince 5-6 anni, diciamo il primo anno, perché il contratto con l'etichetta discografica, sì. 5-6 anni e scompare. Non è detto che oggi qualcuno dura 37 anni come il mondo è cambiato. Se tu hai talento, se tu hai qualcosa da dire, rimani, come è successo, che ne so, a Mengoni o Emma è successo, ma perché hanno un carattere, hanno qualcosa. Poi ci sono quelli che sono conosciuti perché vanno possibilmente a fare amici, sono sempre in televisione tutto l'anno, però non hanno storia, non hanno non sanno forse fare i musicisti, non sanno comporre. E soprattutto la cosa brutta è che molti ragazzi di oggi aspirano alla fama, mentre la fama è una cosa che viene dopo. Tu devi amare la musica, suonare per la musica, per vedere gli occhi che brillano di chi ti viene a ascoltare, che siano 10 o 1000, non cambia nulla, è la stessa cosa. Noi abbiamo iniziato il nostro primo concerto, mi ricordo uno dei primi a Battipaglia, c'erano 2 persone, noi abbiamo fatto le prove con questi 2 che erano già lì, andiamo a cambiarci, torniamo tutti preparati, allora ci truccavamo e c'erano solo quei 2. Il nostro manager giustamente ha detto no, voi fate il concerto, perché si fa così, le ossa te le fai veramente così. Esatto, ma soprattutto uno, come dici tu, deve trasportare le proprie emozioni, non deve cantare solamente per fama, perché va a finire che appunto al pubblico ma non conta, poi diventare famoso, è successo, dura, c'è, va, viene, torna, cioè questa è una cosa che capisci facendo il mestiere, devi essere credibile. Quando a me chiedono cosa diresti un giovane, vabbè, a parte che non mi piace stare in cattedra o dire fate così con la, però bisogna avere una propria identità, credere nel proprio mestiere, se uno a quello viene fuori alla lunga. Un'ultima domanda prima di chiudere, cosa pensi appunto dei talent? Sei pro o contro? Cioè, se domani tuo figlio ti dice voglio cimentarmi in un talent, diciamo Matteo, perché ormai Brando è andato, diciamo Matteo. Mattia. Mattia, no, Mattia ama stare dietro le quinte, comunque ho capito cosa dici, guarda,
Non ci sono più molti spazi in televisione adesso, per cui forse uno può usare questi talent per farsi notare, però deve avere una storia, deve avere, cioè se tu vali e fai delle cose carine, ok, ti fai notare tutto e poi pigli la tua strada. Ma ripeto, quei giovani che vanno solo perché sperano di diventare, fra virgolette, famosi, ma che vuol dire? Quindi diciamo sei contro, diciamo. E che fondamentalmente sì, fondamentalmente sì, ma i tempi sono cambiati, bisogna anche saperli accettare, è giusto così, X Factor ha fatto scoprire anche dei talenti, forse anche amici, però voglio dire, è chiaro, sono mondi lontanissimi da me. Io preferisco, e sono nato facendomi le ossa su un palco, esatto, con la gente che ti sputava, insultava, faceva. Poi noi in epoca punk, post-punk, ne abbiamo visti di tutti i colori. Però fa parte del gioco. Cioè, per me era bellissimo in quel modo. Diciamo che appunto voi avete avuto anche più difficoltà, tra virgolette, ad avere grande pubblico. Perché non è come adesso che uno magari fa un talent, ha l'occasione di esibirsi anche quei 5 minuti e già vieni conosciuto, ci sono i social adesso che all'epoca non c'erano. Sì. E all'epoca eri bravo, perché sennò la volta dopo non ti chiamavano, non ti chiamavano più. Sì, ma soprattutto dovevi essere credibile, capito? E farti avere uno stile, avere qualcosa da dire ed essere riconoscibile. Io credo che la cosa principale per un artista è quello, sia agli esordi che poi dopo anche una lunga carriera. Può piacere o non piacere, uno deve dire sì, lui è lui, lo riconosco, esatto. Quella credo che sia la cosa più importante. Avere la propria identità. La propria identità. Io prima di chiudere volevo chiamare qui sul palco ad Agata Coco, che è con lei che ci cura l'immagine, diciamo la nostra hairstyle, adesso non si chiamano più parrucchieri, si chiamano hairstyle. Sì, oramai nuove... parliamo altre lingue. Allora... Salve a tutti, io sono Agata, in questo programma mi occupo di curare l'immagine dei nostri ospiti, mi potete trovare in via Signorelli 6 a Catania, Vanity Hair Parrucchieri, vi aspetto per entrare a far parte della nostra grande famiglia. Grazie Agata per il lavoro che fai e ci vediamo alla prossima. Io ringrazio invece Luca Madonia per essere stato qui, vi ricordiamo tra 2 giorni La Piramide, il nuovo album di Luca Madonia. E magari ci riaggiorniamo successivamente, vediamo come va questo album. Con piacere. Grazie. Con piacere. Ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie. Raccontaci di te, della tua vita com'è, lontano dai riflettori, vicino ad occhi migliori. Raccontaci di te, di cosa ti piace e perché, di quello che vorresti ancora fare. Vienilo a raccontare. Raccontaci di te, dei tuoi vizi e delle tue virtù. Non avere paura, perché le racconti ad Antonio e Bella TV.